Da oggi c'è una grande novità. Vai su www.qsws.shopping e acquista i prodotti ufficiali di Qui Studio a Voi Stadio. Abbigliamento uomo, donna e bambino, arredo casa e accessori esclusivi, tutti con i colori della tua squadra del cuore. Per te o per un regalo originale, non perderteli. Allora, andiamo a vedere la formazione invece dell'Inter e della Fiorentina. Eccolo qua, l'Inter. Onana, Skriniar, De Bruyne, Acerbi, Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, Di Marco, Darmian, Lautaro, Correa. Considerazioni, Correa al primo minuto al posto di Dzeko, Alfio? Insomma, anche Darmian al posto di Dumfries e soprattutto anche Acerbi al posto di Bastoni. Bastoni è sempre stata una certezza, quest'anno è vero, non ha avuto un inizio facile, ma come nessuno del resto della squadra, però vedere Acerbi e non vedere Bastoni un po' sorprende. Ecco, anche perché arrivi da una settimana dove non hai giocato il tuo però settimana. Ecco, mi permetto di dirti Alfio, i tuoi omologhi milanisti che hanno pianto calde lacrime prima della partita, è stata una cosa imbarazzante, però erano anche loro un po' seccati, perché ma come, gioca questo e non quell'altro, evidentemente un po' di turnover con delle partite così. Però la cosa più sorprendente è Dzeko Correa. Sorprendente, però Dzeko ha giocato veramente tanto, Vabbè, che continuasse a giocare lui. Andiamo a vedere invece la formazione della Fiorentina, prego. La formazione della Fiorentina è questa, proprio questa, Terreceno. Lei come si chiama? Un nome tipicamente fiorentino, immagino. Medici. Medici, di cognome, ma di nome? Cognome? José. Possiamo fare José il test della C? Come? Il test della C, ah, beh, puoi certo fare. Casa, sì. A casa, deve dire casa. Oh, sì. Cannuccia. Ah, per vedere come se sono a Firenze casa, come lo dite? A Firenze si con dice la tipica C. Casa. Ma non lo ricordate Dodò, no? Quelle sì, sì, destro, sì, ma da, dalla Roma. Ma la Roma l'abbiamo scaricato. Però. Attenti, riparte la Fiorentina con Terracciano. Sì, Terracciano allarga tutta a sinistra. Biraghis prova a buttarla in avanti, insomma, senza... Con Inter Darmian, il velo di Lautarito parla per Correa che... Ah, due, sbaglia! Bello! Bello! Parellino, parellino, parellino! Fatto gol subito, un minuto e 43, vieni con noi qui in curva, di Correa, ma il rimpallo favorisce Lautaro che dà immediatamente in area un pallone delizioso per Barella solo davanti a Terracciano, gol 1-0, Londa Mondo Prex. E cosa è successo? Succede questo, che Correa dà un pallone verso Lautaro che è un po' troppo corto, sta per impossessarsene la difesa della Fiorentina, ma c'è un rimpallo tra Lautaro e il difensore che favorisce Lautaro. Lautaro vede il movimento di Barella, mette un pallone perfetto qui in area di rigore, Barella arriva sul tentativo di uscita di Terracciano con la punta del piede, gli ruba il tempo e fa il gol dell'1-0. Lautaro fa un gesto da 10 puro proprio. Sì, da... bravissimo. Però possiamo dire che quando Barella fa il Barella fa la differenza. Tanta roba. Però, Nicolò. Attenti intanto... Ed è il raddoppio dell'Inter! Martinez 2-0! Ha scherzato l'avversario, dribbling contro dribbling e palla nell'angolino col sinistro. Lo faccio vedere, prende la Fiorentina. Adesso l'italiano passa per un grande scienziato, però prende un contropiede di nuovo, mi pare Zanfurlin. Grave. Ecco, grave perché si prende un 2 contro 2, quindi arrivano qui Lautaro, palla al piede, Correa, due avversari, non so se Martinez quarta che prova. Cosa fa Lautaro Martinez? Finta, controfinta, lo manda fuori tempo e poi da questa posizione incrocia benissimo di sinistro a fil di palo ed è il gol del 2-0. Si chiamerà anche quarta, intanto Fabio, molto belle le immagini di Handanovic che durante i festeggiamenti del gol è corso da Onana. Vero. Gli è andato a dire due o tre cose su cui deve correggere. Bello. Perché Onana un paio di sporcature le ha fatte. Affettuosamente. Secondo me sui lanci lunghi, perché lui cerca insistentemente come se ci fosse Dzeko.
Dzeko, sì, e la tira un po' più bassa, solo che le ha regalate agli avversari. Due volte ha preso della probabilmente ripartenza di giocarle sugli esterni. E adesso Kwame converge verso il centro, cerca, sono fermi, quelli della Fiorentina sono fermi, Biraghi, cross in aria, arriva Bonaventura, chiede un calcio di rigore. Rigore? Chiede, lui chiede. Allora, vediamo cosa è successo, c'è un cross da sinistra, entra Bonaventura in area. Ma ragazzi, però... ha preso la palla e poi... No, è rigore, nettamente rigore di Marco. Rigore e rosso. No, esatto, rosso. Bravo, no, rosso. Allora, prima, attenzione. Calma. Allora, il rigore è evidente, penso che la VAR interverrà. Vi faccio vedere cosa è successo, non credo che sia rosso. Rigore, no, te lo dice anche Piacentini. Allora, guardate, c'è un cross in area di rigore, arriva... qui per la deviazione sbagliandola arriva Bonaventura per la deviazione prova il tiro fuori, ma dietro gli piomba Di Marco che con la gamba tesa va sulla gamba pericolosissimamente, devo dire, non era un fallo volontario, era disarticolato lui quando è arrivato, però poi impatta. Non c'era assolutamente bisogno. Valeri va al video. Ragazzi, il giallo è stretto. Entra con la gamba a tenaglia. Ma ragazzi, di cosa stiamo parlando? Guardi. Ma come fa non essere rosso questo fallo qui? Sì, è rosso. Ma questo è rosso, tutta mamma mia. Sì, è rosso. Ce l'ha tutta. Corretto. Temo che sia rosso. Ma ce l'ha tutta. Temo che sia rosso. Ma ce l'ha tutte, ma è impressione solo a vederlo. Allora, ma c'ha tutto, vediamo chiaro cosa dice il rigore, però non credo che... No, non puoi non darlo, Valeri. Non credo che dia non puoi rosso. Allora, rigore per la Fiorentina, indiscutibile, lo dicono anche i nostri interisti. Credo che sul rosso invece Valeri... No. E rigore, cioè, si vedeva il labiale. Sì, si vedeva il labiale e invece la regia... Mamma mia! Devo dire, ecco, che adesso vi faccio vedere la moviola umana, naturalmente con Mimmo Pesce, a parte invertite, Piacentini che darebbe il rosso, mettiamola così. No, ma vero, l'arbitro invece dà solo il rigore e mi pare che non dia neanche il giallo. Follia. Anche perché forse giudicando il fatto che ha tirato prima non incide? No, cosa c'entra? Il rosso per la violenza del fallo, non sarebbe rosso per la chiara occasione da gol, ma per la violenza del fallo. Che peraltro, secondo me, non era neanche voluto. Però, violento in ritardo, almeno giallo, sì, cioè, neanche il giallo, sono tante aggravanti. Però ragazzi, Onana può pararlo. Valeri scandaloso, non puoi non sanzionare l'intervento. Attenzione, dico che non è capace. Biraghi la mette dentro, Cucaraccia, Miguel e Miguel. Lui naturalmente è Bonaventura che tira. Bonaventura, fate attenzione, ha già tirato, arriva dietro Di Marco e Di Marco interviene così. Allora, quindi voi vedete che quando Di Marco interviene con i tacchetti sul ginocchio di Bonaventura fa veramente una zampata che, ripeto, cosa fa? Il dolore. No, si fa anche male, vada. Ecco, diciamo che Piacentini a parte invertite avrebbe chiesto non uno ma due rossi. Cioè, non capisco Di Marco come abbia potuto entrare così. Qui dovremmo chiedere a Dennis o a Bonfrisco un'opinione, perché la cosa strana è che è vero che lì forse o dai il rosso o non dai niente. Per dire, perché non puoi dare il giallo per un fallo così. Ma non puoi neanche non dare il rosso. Non puoi non dare il rosso. È l'intervento che è pericolosissimo, ragazzi, è violento. Cioè, andiamo oltre la sanzione del calcio di rigore normale. Sì, l'intervento. La cosa da testa, allarghiamo tutta a destra, dove c'è Iconè. Arriva in aria! Gol! Dobbiamo dire, purtroppo, tanto tuo no che piove, no? Cioè, continuavano. Incredibile, è giusto così. Hai smesso di giocare. Eravate 2-0, l'hai riaperta. Hai smesso totalmente di giocare. Non hai superato metà campo perché non hai fatto i cambi che dovevi fare. Ma 10 minuti di assedio totale della Fiorentina. Prima siamo stati graziati da tre giocatori davanti alla porta e questa volta invece ha fatto gol. Allora, Iconè, vi faccio vedere intanto l'onda Mondoplex.
riusciti a prendere gol in contropiede con vantaggio 2-1, capito? Troppo grave a Acerbi. Perché Iconi perde due volte il tempo e lui non interviene mai. Neanche ammonito. Allora vi faccio vedere cosa succede. Allora c'è un lancio che taglia il campo, guardate qui c'è Iconè che è in posizione regolare, lancio di Kwame per Iconè, Iconè parte e va verso l'area di rigore, marcato da Acerbi, quando arriva qui si ferma Iconè e guarda un po' l'arrivo perché stanno arrivando dei compagni della Fiorentina, sembra quasi intenzionato a dare palla sembrava in mezzo, incerto. Poi invece fa ancora una finta e da questa posizione fa partire un tiro fantastico, dobbiamo dire la verità. Però Acerbi, che il tempo che lui perde non accorcia mai. Gli rimane sempre a distanza e lo fa calciare. Questo attaccare in maniera forse un po' scriteriata. Riparte l'Inter, via. L'Inter prova a ripartire con il velo. Gioca l'Inter. Attenzione, attacchiamo con Dzeko dalla sinistra. Dagliela. Gosens fa tutto da solo. Palla nello spazio. Ridalla. Rigore. Per Lautaro, Lautaro entra in area, esce il portiere, fuori gioco di Lautaro. Sì. Penso anch'io che sia fuori gioco. Però direttore, lei difficilmente sbaglia, ma in effetti la Fiorentina è troppo proiettata in avanti. Sì, area di rigore, esce Terracciano che si tuffa per prendere la palla, ma la manca con la mano e poi perché fanno il check in penalty se è fuori gioco? Stanno facendo vedere la posizione, stanno facendo vedere se ma il rigore è evidentissimo. Il rigore direi che non c'è dubbio sul rigore. Ma perché se fosse fuori gioco non fareste vedere. Allora vi do una risposta pertinente, proprio perché va per le lunghe, secondo me stanno verificando se è fuori gioco o meno. Cioè secondo me loro dicono per decidere se dare il penalty vediamo se non è fuori gioco, se no l'avrebbero chiamato subito, no? Invece il fatto che abbiano fermato è perché stanno tirando le linee. Certo, non ho confermato il rigore. Ma neanche giallo? Pure prendi in giro. No, vabbè, perché lui cerca il pallone proprio. Possiamo già accreditare i tre punti al Lautaro. Sì, va bene. Attenzione, Lautaro non è rigore come diceva Ruio. Lautaro contro Terracciano. Rigore e gol anche già. Il tiro di Lautaro. E andiamo! Lautarito Martinez! 3-2 dell'Inter, Lautarito Martinez la mette dentro. Gol di potenza. Lautarito Martinez. Del potere Onana. Ovviamente tutta la Fiorentina è in avanti, ci sarà tra poco il recupero, penso 5 pochi minuti dentro però, siamo 4. Un contropiedino. Attenti però tutto al pronto corner. Terzic dentro. Molto vento allo stadio. Ma no, sono i tifosi che sbandierano vedevo le bandiere che si muovevano. Attenzione, palla lunga Milenkovic. Jovic. Gol. E non pensavo neanche che fosse Jovic, in campo. Un giocatore che veramente non ha toccato una palla. Ma non ha fatto niente. Ma secondo me lo annulla. Primo lo annulla. Allora, no, mi sa proprio che non lo annullano. Vedete i miei interisti, anche Macri si è accasciato. Sarebbe una beffa se non annullassero il gol. Guardati, è disperato. Piacentini, una strada. Onorevole, Jovic non ha toccato un pallone. Allora, Londa Mondoflex. Fermo, guarda. Allora, e ha provato Mkhitaryan sulla linea a salvare, ma il tiro di Jovic era talmente potente che non c'è stato nulla da fare. Mkhitaryan ci Denzel mette il piedone. Anche Denzel non è riuscito a prendere la palla. Ma finisce. Allora, guardate che cosa è successo. 3-3, incredibile. Bella partita però. Allora, guardate, calcio d'angolo per la Fiorentina. Fate attenzione, il calcio d'angolo viene battuto un po' all'indietro, dove, come si chiama, Milenkovic, di testa fa una sponda qui, in avanti, per Jovic, che al volo aggancia il pallone e come un cobra in mezza rovesciata lo scaraventa qui. C'è ancora Mkhitaryan con il piede sulla linea, ma il tiro è talmente forte e violento che non può evitare che la palla finisca in gol. Il cobra. 3-3. Incredibile. Bella. 24 secondi e viene smorzata un po' la palla. La palla che la vediamo. C'è un fallo probabilmente. Attenzione, contropiede, palla per Barella. La mette. Gol! Incredibile! Incredibile!
Direi che è regolare, sì. Non ci credo. È un gol incredibile. È un gol incredibile. Su un rinvio sbagliato della Fiorentina, la palla sbatte su Mkhitaryan. Ed è un gol. E quello che si finisce un gollonzo, no? Perché c'è una palla in aria che il difensore della Fiorentina pensa di spazzare via e c'entra Mkhitaryan e il rimpallo finisce in gol. È incredibile. Sì, che sorrideva, che sbandierava. Deve essere annullato questo gol qua, perché il fallo di Dzeko è netto. Allora, c'è, è vero, un mezzo fallo di Dzeko. La palla viene data a Barella, che in ala la mette in centro e c'è una follia del difensore della Fiorentina. È Venuti, che già si era reso protagonista. E c'è il vero gollonzo della partita. Microfono Musmara, mi dicono l'onda mondo flex. Che è incredibile quello che è successo. Allora, l'azione nasce da un intervento di Dzeko su Milinkovic Savic sulla tre quarti campo della Fiorentina. Forse lo sbilancio un po', si può anche dare il fallo, ma non è così evidente il fallo, ci sta che il gioco prosegua. Dzeko avanza, mette la palla qui e vede Barella che scatta. Allora, Barella, fate bene attenzione, Barella scatta qui in posizione regolare, sul filo del fuorigioco in posizione regolare. Accelerazione di Barella che arriva qua, il portiere Terracciano si appresta al tiro di Barella, Barella cosa fa? Pensa giustamente che ci sia Mkhitaryan al centro e mette un pallone a rasoterra qui. Quando il pallone arriva qui, c'è, credo, Venuti in anticipo che, pensando di spazzare, tira una sassata sulla destra, dove sta però arrivando di corsa Mkhitaryan. Il pallone rimbalza su Mkhitaryan e finisce in gol. Quindi un gol veramente casuale. Lui non tira, gli rimbalza proprio sul piede. Ecco. Adesso c'è un po' di recupero, ma mi pare che la partita sia ampiamente finita. Occhio, Dzeko, palla per Mkhitaryan. Mkhitaryan viene spinto, Mkhitaryan in area di rigore, perde l'attimo ancora Mkhitaryan, va a fare fallo, bravo Michi. Allora, bravo, siamo al 97esimo, ma devo dire che l'Inter ha segnato ormai quando mancavano 10 secondi, io capisco perché partiva avanti. Quindi, se avete capito bene, alla fine è molto strana la cosa, perché quando Barella mette questo rasoterra qui, la palla arriva qui, il difensore della Fiorentina tira per liberare, c'entra Mkhitaryan e la palla finisce in gol. Attenti alla Fiorentina. Ma perché va avanti? Scusa, un minuto qua. Cabrella prova a metterla in mezzo. Messi! Oh, mamma. Perché non esce un'ana? Che sta succedendo? Attenti, una serie. Ultimo, no, pericolo! Calcio d'angolo! Finita! Ed è finita! Dai, che è finita! E va bene così! La fortuna ci vuole ogni tanto. Senza parole! Scusate, ma io devo ringraziare il vero artefice di questo risultato, ragazzi, perché senza di lui non ce l'avremmo mai fatta. Grazie, è tornato! Avremmo bisogno di avere, come dire, un florilegio delle ultime minchiate che ha detto Ruiu per trascinarvi letteralmente alla vittoria, una partita che soltanto lui poteva ribaltare. Lo vogliamo sempre qui con noi. Voi pensate che sia merito di Mkhitaryan, ma è merito di Ruiu. Dottor Macchi, lei sa che io con lei verrei sempre. Allora, intanto la classifica con l'Inter che...